Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace. Luca 19:42. Nessun futuro. Molto celebri sono i graffiti che negli ultimi decenni appaiono sui muri di diverse città europee con la scritta No Future. Queste opere denunciano diverse ideologie che, secondo l'artista, porterebbero il mondo a non avere più un futuro per le nuove generazioni. È così che la gente si esprime mostrando tutta la sua delusione per come vanno le cose. L'angoscia, però, nasce da un bisogno molto più profondo, è quello della mancanza di pace che viene solo da Dio. Nel Vangelo è scritto: «Vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà». Giovanni 14:27. È molto chiaro che nel mondo tutto non va liscio. Lo stiamo vedendo dal continuo scatenarsi di guerre. Gli ottimisti incondizionatamente promettono bene, in un prossimo futuro, l'avvento di una diffusa felicità per l'umanità. Ma che cosa offre oggi questo mondo? Nulla. Secondo il verso biblico letto oggi, è Gesù, il Figlio di Dio, che promette il vero futuro e può donare la vera pace.